comprendiamo quanto chiaro dice che la nostra ascesi è un'ascesi di comunione, perché è generale il Cristo presente a noi, messo a noi nella verità e nella carità. L'ultima cosa, la strada per arrivare a questo è l'anima di Maria. In lei si ricorda di Dio tutto in tutti, rivivendo lei nell'amore, nella carità, nella dimensione canonica della vita, nell'affidamento totale alla volontà del Padre nell'attimo presente, troviamo quello che si dice di lei. Se tu dici Maria, ella ti risponde Dio, perché è la trasparenza di Dio. Maria era l'elemento fondante, la pietra miliare del cammino del carisma, il patto del 49. E in questo patto l'elemento fondante è l'Eucaristia. Chi ha, possiamo dire, non ha inventato niente. Nella sua anima, con poco, ha offerto il terreno perché l'Eucaristia rendesse possibile in lei e dietro lei a tutti noi tutto quello che l'Eucaristia ha da dire, ha da dare, a realizzare nell'umanità, perché realizza ed attua come non mai il particolare legame tra l'Eucaristia e l'amore fraterno. L'amore vissuto nella reciprocità rende efficace nell'esistenza concreta l'Eucaristia nella sua realtà vitale di sacramento dell'unità. La vita del patto in chiara, poco, e in loro, in tutti noi, realizza quello che dice Paolo. Voi siete uno, eis, nel termine greco, una eis amatire. Voi siete una sola persona mistica, sia nella sua valenza cristologica, io sono tutt'uno con Gesù, quando vivo questo patto. E sia nella valenza ecclesiale, sono tutt'uno con il corpo di Cristo, quando insieme vivo con i miei fratelli il patto che mediante il nulla dell'amore, il nulla pieno d'amore della carità reciproca, attualizza tutto quello che Gesù, tramite l'Eucaristia, ha portato sulla terra. Provo a dire qualcosa di quello che mi ha addirittura trastornato di questo incontro. Io sono stato molto contento della presenza di Vito in questi giorni, ho potuto fargli delle domande che ad altri non avrei osato fare. Ad esempio, quando alla fine del primo giorno gli ho chiesto: Vito, è giusto, è una cosa strana, che io mi sento trastornato anche fisicamente da quello che egli ci ha detto stamattina. Lui mi dice: sì, è normale, perché sono cose così grandi che noi non riusciamo a contenere, e quando arrivano coinvolgono la nostra persona e quindi anche fisico, anche la nostra realtà fisica, fisiologica. Ho fatto domande di questo genere, ha detto che sono state illuminanti. A Chiara avrei detto che sentivo profondamente quello che lei ha scritto una volta a poco: sposa avvinta a un Dio abbandonato. E nelle notti che egli ci ha presentato, questa sposa avvinta a un Dio abbandonato fino ai medesimarsi, le avrei chiesto, ma non glielo scritto perché non ho osato scrivergli questo: quando tu ci hai fatto quel 20 settembre del 49 un solo sposo sulla terra, non è che lo vivi interamente adesso, quando hai detto che lui è il peccato, poi è l'inferno,
perché tu ti sei sentita colpevole, colpita giustamente, hai ragione, parlava di Dio crudele, cose che ho mai sentito, no? E l'inferno come il massimo della lontananza da Dio, tanto che nessuno riesce, neanche da egli, a consolare. No, questo mi ha colpito la vocazione, affascinato, colpito e mi ha fatto riconoscere di più, come dicevi tu, la vocazione di Chiara, di essere nella Chiesa come Maria portatrice di una realtà nuova nella vita ecclesiale e nella vita sociale. E mi ha toccato profondamente, più di tutto l'ultima mattina, il percorso di Maria, che ha vissuto più degli altri santi tutte le notti, e tutta la sua vita è stato un passaggio dalla notte alla luce, dal rapporto con Giuseppe su su fino alla crocifissione, e anche la vita con gli apostoli, con quando ha preso a cuore la Chiesa al posto di Gesù, ha preso il posto Giovanni. E ho avuto una chiarezza nuova della Via Maria che mi ha toccato profondamente, che probabilmente io ho sempre visto la luce della Via Maria, invece quello che ci ha detto così scaldamente Marco ci ha fatto vedere la radice di quella luce, che è di tutta la vita. E per quello che mi riguarda, credo di aver detto lui era vicino quando ci ha fatto scambiare qualche impressione, mi ha colpito che più di ogni altra volta che il sacerdote è Maria come nessuno. Un'intervista simpatica, quando dice a un certo punto Maria è il primo sacerdote, la prima persona al mondo ad aver celebrato l'Eucaristia, ad aver reso reale e donato il corpo e il sangue di Gesù. Allora ho chiesto di poter vivere un sacerdozio mariano. Ecco. Come dicevo, ho avuto un bel rapporto con tutti i giorni. Sentivo che lui, che ha vissuto i primi tempi, poteva aiutarmi un po' di più, perché ti senti così sprovveduto. Mi sono sentito così sprovveduto davanti a questa realtà, che è veramente una nuova creazione.